Ci ritroviamo di nuovo insieme con l'informazione cristiana delle Assemblee di Dio in Italia. Un cordiale saluto dal notiziario ADI. Il nostro giornale si apre lanciando uno sguardo alle iscrizioni per il nuovo anno accademico dell'Istituto Biblico Italiano. La pausa estiva, infatti, è il periodo nel quale giunge la maggior parte delle iscrizioni degli aspiranti studenti ad uno dei 3 anni di corsi offerti da questa istituzione scolastica, giunta ormai al suo 68esimo anno di vita. Negli anni l'IBI, l'acronimo con cui è conosciuto l'istituto, ha costituito per i giovani delle chiese delle Assemblee di Dio in Italia un servizio attraverso il quale ricevere un solido insegnamento biblico. La sua ricca eredità spirituale è un contributo straordinario per quanti desiderano rispondere alle sfide della postmodernità con la parola di Dio. Le lezioni, infatti, sono tenute da pastori delle Assemblee di Dio in Italia e vertono su materie bibliche collegate alla Sacra Scrittura. Gli studenti, inoltre, prendono parte anche ai cultori che si tengono nelle varie comunità locali delle Assemblee di Dio in Italia, dove prendono parte attiva anche alle attività di evangelizzazione. Nella sede IBI di Nettuno, in via Cervicione 48, fervono i preparativi per accogliere al meglio i nuovi studenti. Ai nostri microfoni il pastore Vincenzo Martucci per un commento. In questo istituto si sono formati tanti dei nostri pastori, si sono formati tanti dei nostri monitori, delle nostre monitrici, o anche semplicemente dei credenti delle nostre chiese che hanno contribuito al progresso dell'Evangelo anche grazie a questa formazione particolare che hanno ricevuto. E dunque non è facile, ma è certamente una sfida che vale la pena di accettare. Non mancherà, sono sicuro, l'aiuto di Dio, senza il quale non crediamo di poter assolvere in maniera compiuta a un compito così significativo. I giovani ci interessano perché sono, si dice, il futuro, ma molto spesso si precisa che sono anche il presente, e questi giovani che dovranno crescere nella conoscenza, nella formazione caratteriale, e si dovranno preparare per affrontare le sfide che come credenti hanno davanti in un mondo che deve essere evangelizzato, perché il grande mandato di Gesù di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura continua ad essere attuale e dovrà essere assolto anche dai giovani che avremo all'Istituto Biblico Italiano. Sono sicuro, fiducioso nel Signore, che avremo delle gioie. Voltiamo pagina e parliamo della siccità che sta attanagliando gran parte del nostro paese, ma per i dettagli diamo la linea alla redazione. In Europa si sta avendo la peggiore siccità degli ultimi 1200 anni. La rivista Focus riporta delle rilevazioni scientifiche le quali indicano paesi come Spagna e Portogallo tra quelli che subiscono di più l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre. Secondo quanto rilevato, in questi due paesi entro il 2050 la viticoltura rischierebbe di scomparire, mentre un'altra indagine prevede un crollo del 30% della produzione di olive nell'area meridionale della Spagna. Il Ministero della Salute indica le ondate di calore come delle condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Il tema della siccità è ritrovabile in numerosi passi biblici e fin dalla narrazione della Genesi riguardante la creazione si parla di acqua, piogge e canalizzazione delle sorgenti, per giungere poi al vagare nel deserto del popolo di Israele che nel libro dell'Esodo reclama acqua da bere e di come nel primo libro dei Re l'assenza di acqua è registrata al tempo del profeta Elia. Anche Salomone, nella preghiera di dedicazione del Tempio, associerà la mancanza di piogge come incentivo a pregare il Signore. Nel capitolo 8 del primo libro dei Re, nei versetti 34 e 35, Salomone pregherà così: «Tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non ci sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se si pregano, rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono
dai loro peccati perché li hai afflitti. Ma proprio quando diventa difficile continuare a confidare nelle promesse divine, siamo tutti chiamati a non lasciarci condizionare da quel che gli occhi vedono e le orecchie odono, piuttosto a rimanere fedeli a colui che ci ha chiamati, avendo certezza che la sua parola non cade mai a vuoto e sarà adempiuta al tempo opportuno. È scritto in Geremia, capitolo 17, versetti 7 e 8, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Abbiamo ancora una notizia che in questo numero è un termine del nostro glossario evangelico. Ecco a voi la sigla. Glossario evangelico. Rubrica del notiziario ADI. La corona, come copricapo, è il simbolo della regalità. Sia che essa fosse di metalli preziosi, oro, argento e pietre incastonate, la corona era emblema del potere regale conferito all'uomo direttamente da Dio. Seppure la Bibbia testimoni che l'ufficio regale era sancito mediante l'unzione da parte del sacerdote, di colui che era designato da Dio quale re del suo popolo, la corona era simbolo distintivo, ovvero testimonianza esteriore dell'autorità regale. Davide, unto re, indossava a tal proposito una corona d'oro finissimo. La Bibbia rivela inoltre che la corona, in senso metaforico, può essere un simbolo di gloria. Ecco perché nel libro dei Proverbi è scritto che la saggezza ti metterà sul capo un fregio di grazia, ti farà dono di una corona di gloria. Proverbi capitolo 4 versetto 9 è allo stesso tempo un simbolo di orgoglio. Nel Nuovo Testamento il termine più diffusamente tradotto come corona è l'originale Stefanos, che denota specificamente una ghirlanda o un cerchietto. Questo termine è usato nei Vangeli in riferimento alla corona di spine fatta dai soldati romani e posta sul capo di Gesù quando essi lo schernirono prima di inchiodarlo alla croce. Ma è usato anche per indicare il premio che i credenti riceveranno in cielo dal Signore Gesù Cristo. Negli scritti paolini, infatti, il termine corona è usato in riferimento alla corona d'alloro, simbolo di vittoria nei giochi olimpici, e rappresenta la vittoria dei credenti che avranno corso secondo le regole e tagliato il traguardo della vita serbando la fede nel Signore Gesù Cristo. Siamo giunti al termine dello spazio dedicato al nostro giornale. Vi ricordiamo il podcast di questa edizione del Notiziario ADI, che è già disponibile su Spreaker.com, sul profilo Facebook del Notiziario ADI, sul canale YouTube della nostra redazione. Scaricate oggi stesso l'app ADI di MRT per seguire e ascoltare la programmazione di Radio Evangelo e seguire anche le rubriche di ADI Audiovisivi. La nostra redazione vi ringrazia per averci seguito e arrivederci al prossimo numero del Notiziario ADI. L'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.